Ciao a tutti, siamo in Svizzera, nella diocesi di Lugano più precisamente. Io sono Francesca, membro di comitato diocesano, sono con la mia famiglia, il piccolo Jacopo, Tommaso, Graziano. e questa sera diremo rosare lo Spirito Santo insieme a voi. Adesso per motivi tecnici daremo i nostri bambini ai nonni, così da poter pregare insieme a voi. Ci mettiamo sotto il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Come Santo. era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in un solo Dio, Padre Padre onnipotente, onnipotente, creatore creatore del del cielo cielo e e della della terra, terra, di di tutte tutte le le cose cose visibili visibili e e invisibili. invisibili. Credo Credo in in un un solo solo Signore Signore Gesù Gesù Cristo, Cristo, unigenito unigenito Figlio Figlio di di Dio, Dio, nato nato dal dal Padre Padre prima prima di di tutti i tutti i secoli. secoli. Dio Dio da da Dio, Dio, luce luce da da luce, luce, Dio Dio vero vero da da Dio Dio vero, vero, generato, generato, non non creato, creato, della della stessa stessa sostanza sostanza del del Padre. Padre. Per Per mezzo mezzo di di Lui Lui tutte tutte le le cose cose sono sono state state create, create, per per noi noi uomini uomini e e per per la la nostra nostra salvezza salvezza discese discese dal dal cielo cielo e e per per opera opera dello dello Spirito Spirito Santo Santo si si è è incarnato incarnato nel nel seno seno della della Vergine Vergine Maria Maria e e si si è è fatto fatto uomo. uomo. Fu Fu crocifisso crocifisso per per noi noi sotto sotto Ponzio Ponzio Pilato, Pilato, morì morì e e fu fu sepolto. sepolto. Il Il terzo terzo giorno giorno è è risuscitato risuscitato secondo secondo le le scritture. scritture. È È salito salito al al cielo, cielo, siede siede alla alla destra destra del del Padre. Padre. E E di di nuovo nuovo verrà verrà nella nella gloria gloria per per giudicare giudicare i i vivi vivi e i e i morti, morti, e e il il suo suo regno regno non non avrà avrà fine. fine. Credo Credo nello nello Spirito Spirito Santo, Santo, che è che è il il Signore Signore dalla dalla vita, vita, e e procede procede dal dal Padre e Padre e dal dal Figlio, Figlio, e e con con il il Padre Padre e e il il Figlio Figlio adorato adorato e e glorificato, glorificato, e e ha ha parlato parlato per per mezzo mezzo dei dei profeti. profeti. Credo Credo la la Chiesa, Chiesa, una una santa santa cattolica cattolica e e apostolica. apostolica. Professo Professo un un solo solo battesimo battesimo per per il il perdono perdono dei dei peccati. peccati. Aspetto Aspetto la la resurrezione resurrezione dei dei morti morti e e la la vita vita del del mondo mondo che che verrà. verrà. Amen. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Come Santo. era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno Divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre. E gloria e onore al suo adorabilissimo cuore che ci ama di infinito amore. Primo mistero. Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, per tutti gli ammalati. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse all'angelo: Com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Maria si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, verso un destino di servizio e di fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei, perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza e perché nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori. Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio e del mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mistero. Gesù è consacrato Messia a Giordano dallo Spirito Santo, per i medici e per gli operatori sanitari. Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». In tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito Santo, che spinge a evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione, che lo rende infallibile, incredendo. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero. Gesù muore in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo per i familiari di quanti soffrono. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, spirò. Lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità, senza dimenticare che dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata, e a scoprire il grano che cresce in mezzo alla zizzania. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero. Gesù donò agli Apostoli lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, per i governanti e per quanti esercitano l'autorità pubblica. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei,
Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Non c'è maggior libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito Santo, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c'è bisogno in ogni epoca e in ogni momento. Questo si chiama essere misteriosamente fecondi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quando ti ho incontrato, sei con me, oh Gesù. Accresci la mia fede, perché io possa amare come te, oh Gesù. Della diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Buona serata a tutti. Alleluia! Gesù è il Signore! Gesù è il Signore! Alleluia! Vogliamo continuare il rosario allo Spirito Santo con il quinto mistero. È doveroso ringraziare i fratelli della diocesi di Lugano che ci hanno preceduto in questo rosario.
Io sono Daniele Crisci e sono il referente diocesano della diocesi di Civitavecchia Tarquinia nella regione Lazio. Lei è mia moglie Stella ed è la coordinatrice del gruppo Figli della Lode, nostro figlio Emanuele e nostro figlio Tiziano che ci aiuta nei canti. Proseguiamo con il Rosario allo Spirito contemplando il quinto mistero. Il Padre e Gesù a Pentecoste e fondono lo Spirito Santo. La Chiesa, costituita in potenza, si apre alla missione nel mondo. E vogliamo offrire questo mistero proprio per la Chiesa tutta. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue, come di fuoco, che si dividevano e si posavano in ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Dall'Evangelio Gaudium. Confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione umana e in tutti i vincoli sociali. Lo Spirito possiede un'inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere e sciogliere i nodi delle vicende umane, anche più complesse e impenetrabili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santo, scendi su di noi, con la tua grazia riempi i nostri cuori, con la tua forza rialza i figli tuoi, solo tu sei il consolatore. Nel sesto mistero,
lo Spirito Santo scende per la prima volta sui pagani. Offriamo questo mistero per quanti non credono o hanno perduto la fede. Dagli Atti degli Apostoli. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso, e i fedeli circoncisi erano venuti con Pietro. Si meravigliavano che anche sopra i pagani si diffondesse il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?» E ordinò che fossero battezzati al nome di Gesù Cristo. Dall'Evangelii Gaudium. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole, dove vuole. Noi ci spendiamo con dedizione, ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia lo Spirito Santo a rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Settimo mistero. Lo Spirito Santo guida la Chiesa di tutti i tempi, dandole i suoi doni e i suoi carismi. Offriamo questo mistero per la salvezza del mondo. Dalle lettere ai Romani. Allo stesso modo anche lo Spirito Santo viene in aiuto della nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi,
con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Dall'Evangelii Gaudium. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri. Non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena. Questo non è il desiderio di Dio per noi. Questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre. E gloria e onore al suo adorabilissimo cuore, che ci ama di infinito amore.
Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Padre tutto potenza. Abbi misericordia di noi. Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo, salvaci. Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite, santificaci. Santissima Trinità, unico Dio, ascoltaci. Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori. Promessa di Dio al Padre, vieni nei nostri cuori. Raggio di luce al cielo, vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, vieni nei nostri cuori. Sorgente di acqua viva, vieni nei nostri cuori. Fuoco consumatore, vieni nei nostri cuori. Unzione spirituale, vieni nei nostri cuori. Spirito di amore e di verità, abbi pietà di noi. Spirito di sapienza e di scienza, abbi pietà di noi. Spirito di consiglio e di fortezza, abbi pietà di noi. Spirito di intelletto e di pietà, abbi pietà di noi. Spirito di grazia e di preghiera, abbi pietà di noi. Spirito di pace e di mitezza, abbi pietà di noi. Spirito di modestia e di innocenza, abbi pietà di noi. Spirito confortatore, abbi pietà di noi. Spirito santificatore, abbi pietà di noi. Spirito che governa la Chiesa, abbi pietà di noi. Dono di Dio Altissimo, abbi pietà di noi. Spirito che riempi l'universo, abbi pietà di noi. Spirito di adorazione dei figli di Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, ispiraci il disprezzo per i peccati. Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra. Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime. Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori. Spirito Santo, infiammaci col fuoco del tuo amore. Spirito Santo, riversa in noi il tesoro delle tue grazie. Spirito Santo, insegnaci a pregare col cuore. Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine. Spirito Santo, guidaci lungo la via della salvezza. Spirito Santo, fa che riconosciamo l'amore di Dio per noi. Spirito Santo, ispiraci la pratica del bene. Spirito Santo, donaci la sua pace. Spirito Santo, rendici perseveranti nella giustizia. Spirito Santo, sii tu la nostra perenne ricompensa. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Misericordia, sei tu sospiro.
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi di ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Alleluia.